mentre registravo, la Juventus ha annunciato la seconda maglia, bellissima, fantastica. Corro subito ad acquistarla perché non stavo aspettando altro. Vi rimando allo Juventus Store direttamente per fare gli acquisti, ragazzi. Veramente giù di testa, me la regalo per compleanno al 100%. Fantastica. Tanto oggi è una giornata davvero importante perché la Juventus partirà. Partirà per l'America, dove andrà poi a svolgere tre amichevoli. La prima già, non so neanche come definirla, domani notte, dopodomani mattina, perché si gioca alle 4, alle 5 del mattino, nella notte tra venerdì e sabato. E tra l'altro, purtroppo non riuscirò a vederla in diretta perché proprio venerdì sera festeggerò il mio compleanno insieme ai miei amici. E quindi, probabilmente alle 4, alle 5, quando Juve giocherà, tornerò a casa. Quindi, magari eventualmente mi metterò a vederla, ma non so se riuscirò, avrò le forze di fare un live su Twitch. Probabilmente no, perché ovviamente dopo una cena e dopo una serata in discoteca, mettersi a fare una live su Twitch mi sembra anche abbastanza eccessivo. Però cercherò di guardarla e poi eventualmente riassumervela con un video qui su YouTube e non con una live reaction su Twitch. Per quelle ci attrezziamo per le partite successive con Barcellona e Real Madrid. Per fortuna è anche la partita minore di minore entità, quella che andiamo a svolgere per prima contro una squadra di minore importanza, però ovviamente io ho già la voglia di vedere la Juventus all'opera, la curiosità di capire come verrà schierata la Juventus effettivamente nelle prime amichevoli. Tra l'altro ieri il Bayern ha fatto un'amichevole, ha vinto per 6-1 mi pare, e in gol pure Matthijs de Ligt, che non è partito titolare, è subentrato e dopo pochissimi minuti dal suo ingresso in campo un gol. De Ligt che ha giocato con la maglia numero 4, quindi speriamo che anche il buon Bremer possa fare gol in amichevole per essere pari con De Ligt, per non avere questi. Vabbè, queste ovviamente sono cavolate. Chi parte per gli USA con la Juventus? Attenzione che ci sono delle novità, erano già venute fuori nella giornata ieri, però vabbè, parte Arthur che non parte per ragioni legate al mercato. La Juventus sta cercando di piazzarlo. Attenzione che sta tornando fuori l'ipotesi Arsenal. Si legge tanto che Arthur vorrebbe tornare a Barcellona, però credo che sia complicato in ogni caso. La Juventus non può pensare di cedere Arthur a titolo definitivo. Molto probabilmente si andrà di prestito perché ha ancora un valore a bilancio molto elevato per via di quella grande valutazione nello scambio con Pjanic di qualche anno fa. Federico Chiesa ovviamente non parte perché deve recuperare dall'infortunio. Federico Chiesa che è ancora alle prese, come Caio Jorge, che anche lui non parte con un brutto infortunio al ginocchio. Chiesa è sicuramente più avanti, si è fatto male prima, ha avuto un infortunio di minore entità, quello di Caio è veramente scorbutico, brutto, quindi avrà bisogno di più tempo per recuperare. Secondo me Caio l'anno prossimo lo vedremo forse sul finale di stagione, e poi non so, con la prima squadra, magari con l'under qualcosa di più. Con la prima squadra ho paura che l'anno prossimo si vedrà davvero poco Caio, invece Chiesa no, Chiesa tornerà i primi di settembre. Poi ovviamente la forma fisica ottimale e anche a livello psicologico la consapevolezza di essere tornato un calciatore a tutti gli effetti probabilmente arriverà dopo. Infatti Allegri parlava di inizio gennaio per via anche del mondiale di mezzo, che ci toglie quasi 2 mesi di calcio, e ci annoieremo, lo sappiamo già. Non andiamo al mondiale, non gioca la Juve, sarà un inverno terrificante, però cercheremo di affrontarlo nel migliore dei modi. Ramsey per forza di cose non andrà via perché anche lui, come Arthur, è sul mercato. Attenzione a Rabiot, che per motivi personali non verrà utilizzato nella spedizione USA. Non è sul mercato, non è infortunato, non è nella casistica degli altri due. Ieri si parlava di motivazioni legate al vaccino. Ora io qua non vado nello specifico perché non ne ho la più pallida idea, non so nemmeno se questa cosa è confermata. Volevo soltanto ragionare insieme a voi perché forse mi ero perso qualcosa, ma c'è stato un punto, a un certo punto, che i calciatori potevano giocare, se ben ricordo, soltanto con tutte le dosi. Infatti c'era stato il discorso anche di Szczęsny, che non era arrivato in tempo il Super Green Pass e quindi non aveva giocato, aveva giocato per in una partita. Quindi ricordo male io, o era obbligatorio essere vaccinati per scendere in campo in Serie A? Perché negli USA, in America, ci sono sicuramente delle restrizioni diverse rispetto a quelle dell'Italia, però questa cosa mi ha sorpreso perché ero veramente convinto che tutti i calciatori in Serie A fossero vaccinati per ottenere il Super Green Pass. Poi è ovvio che le regole sono diverse, però questa cosa mi sfugge, non lo so, non so nemmeno se questa è la motivazione. Ieri si parlava di questo, vedremo se ci sarà conferme. Chiedo a voi, che magari qualcosina in più ne sapete, io veramente di queste cose so il basilare e non ho mai fatto polemiche di nessun tipo legate a questo discorso, perché insomma io non mi sono divertito a rimanere in casa per tutto quel tempo e quindi vabbè. Questi sono discorsi a parte, non ne ho nemmeno voglia di parlarne, che ognuno,
avrà la sua posizione. E attenzione a De Sciglio, perché aveva subito un colpo, non abbiamo capito se partirà oppure no, se sarà disponibile oppure no. Ci sarà Bremer, ovviamente, l'abbiamo detto prima, e ci sarà Bremer con un nuovo numero di maglia, cioè il 3 di Giorgio Chiellini. E ora che cosa succede? Beh, immagino che la Juventus lavorerà più che altro alle cessioni in questo momento, perché, come dicevo anche nel video di ieri, che è stato il mio intervento a OCV Sport, la Juventus, per quanto riguarda lo scheletro dei titolari, bene o male, è a posto. È ovvio che qualcuno potrebbe dirmi, sì però il terzino sinistro è Alexandro, sì però esterno sinistro alto non c'è nessuno, sì è vero, avete ragione ragazzi, però i terzini, mi dispiace deludere, ma non credo che verrà fatto chissà che cosa, credo che verrà fatto niente addirittura, se proprio devo esagerare. Alto a sinistra, secondo me, c'è bisogno di prendere qualcuno. Infatti la Juventus si sta muovendo sul fronte Zaniolo, sempre a monitorare, e sul fronte Morata. Perché? Perché Morata non verrebbe a fare il vice Vlahovic, perché eventualmente ci si può dare il cambio con Ken, Morata, ma Morata potrebbe essere utilizzato proprio al fianco di Vlahovic in un 4-3-3 come esterno di sinistra, come era già stato utilizzato nella seconda parte di stagione. Fronte sempre a monitorare, ribadisco, fronte secondo me sempre strano, perché un terzo arrivo di Morata alla Juventus, un secondo ritorno di Morata alla Juventus, lo accetterei soltanto a cifre veramente ridotte, delle due cambierei praticamente proprio profilo. Io capisco che Morata sia affidabile, io capisco che Allegri abbia un buon legame con Morata, io capisco che Morata voglia tornare alla Juve, però credo anche che da 7 anni dal suo primo arrivo e dopo 4 stagioni disputate, dove è sempre stato in bilico, e prima del Real che vuole recompere, poi dell'Atletico in prestito, adesso vediamo, addirittura si dice che Morata potrebbe essere un'uscita fronte Atletico, perché Cristiano Ronaldo avrebbe espresso la volontà di andare a giocare là e Simeone sarebbe d'accordo. Lasciatemi due parole su questa cosa qua, perché io sono stato allo stadio dell'Atletico Madrid, ragazzi, al Wanda Metropolitano, per vedere Juventus Atletico Juventus, la partita in cui c'era Sarri in panchina nei gironi, che abbiamo fatto 2-2, partita bellissima della Juventus con quel gran gol di Cuadrado, il gol di Matuidi che cade, fenomenale, poi abbiamo preso 2 gol sul finale, pareggiato al 90esimo, tutte le volte che ha toccato palla Cristiano Ronaldo, ragazzi, era... sembrava di essere all'inferno. I tifosi dell'Atletico l'hanno fischiato in ogni istante in cui ha toccato il pallone. Ronaldo, con un passato di Madrid, del Real, dei Blancos, che con la Juventus, ricordate bene quella tripletta in Champions quando c'era ancora Allegri, l'ultimo anno di Allegri prima del ritorno, con quel brutto gesto, ragazzi, a me sembra una follia. Cioè, se davvero Cristiano Ronaldo va all'Atletico Madrid, smetto di credere nella logica nel calcio, perché non ci sarebbe veramente una logica dietro Cristiano Ronaldo all'Atletico con Simeone. Sarei veramente arrivato al mio punto di non ritorno nel calcio. Potrei credere veramente a tutto, anche a Fabregas che va al Como. Che cos'è? Vabbè, spoiler dal futuro, si scrive da sola. Ragazzi, non devo aggiungere niente io, si scrive da sola, praticamente. Dopo Sarri, la Juve, bla bla. Ok, torniamo in topic per noi. E quindi Morata è sempre un nome da monitorare. E attenzione che ieri vi parlavo di un problema legato a Daniele Rugani, perché diventa invendibile con un anno in più. Tra l'altro ci sono rimasto malissimo quando ho scoperto che Rugani aveva rinnovato in segreto per un ulteriore anno, che era stato svelato soltanto dai bilanci della Juventus senza un annuncio vero e proprio. E qualcuno mi dice, sì ma Rugani farà il quinto. Secondo me no. Cioè, secondo me la Juve non può permettersi di tenere Rugani come quinto con quell'ingaggio. Una volta lo faceva, l'ultima volta che è accaduto è stato proprio con Sarri. Avevamo un pacchetto difensivo composto da Bonucci, Chiellini, tra l'altro Bonucci, Chiellini con 3 anni di meno, e poi vabbè, Chiellini si era fatto male e quindi per forza di cose Rugani era diventato il quarto, però Bonucci, Chiellini, De Ligt, Demiral e Rugani. Quello era un pacchetto difensivo veramente costruito molto molto bene. Mi piacerebbe ricalcarlo, sì, indubbiamente. Per quanto mi riguarda, la priorità in questo momento, addirittura più dell'esterno alto a sinistra, anche se poi rimane priorità perché davanti numericamente siamo pochi, è un difensore che possa giocare sul centro-sinistra ed eventualmente essere titolare insieme a Bremer, che andrebbe sul centro-destra. I nomi sono Badiashile e Gabriel, se dobbiamo pensare a un nome importante. Io ho paura che possa essere Acerbi. Ho la paura. Poi è ovvio che Acerbi per Rugani, insomma, secondo me il livello, bene o male, è lo stesso, almeno
Acerbi è sinistro di piede e guadagnerebbe la metà di Rugani, è l'unico motivo per cui mi viene a dire sì, facciamolo. Però ieri sera Sky Sport diceva che la Juventus non si vuole fermare a Bremer e che ha la volontà di prendere un altro centrale. Ora, io l'altro giorno avevo identificato Milenkovic come centrale, che però non risponde all'esigenza di essere un mancino che gioca sul centro-sinistra. E ieri l'Inter, a quanto pare, ha avuto dei contatti, sta continuando ad avere dei contatti con la Fiorentina proprio per tesserare Milenkovic dopo che ha perso Bremer, che si è accasato proprio da noi. L'Inter vorrebbe cercare di trattenere Skriniar, però sappiamo bene che non è così facile, quindi cerca di tutelarsi andando a prendere un difensore veramente interessante che può giocare benissimo sul centro-destra nella difesa 3 e che a me piacerebbe, che non ha nemmeno un costo elevatissimo, però siamo sempre lì. Dopo ci mancherebbe un centro-sinistra, un giocatore mancino che gioca sul centro-sinistra, ma soprattutto Rugani quinto io non me lo vedo con questi prezzi. Poi sono il primo a esserne contento, secondo me Rugani quarto è un po' così, Rugani quinto è un lusso. Lo dirò sempre, Rugani quinto centrale è un lusso che poche squadre possono permettersi. Rugani quarto invece secondo me diventa un rischio, soprattutto perché sono usciti Chiellini ed Elite. Quindi io sono molto focalizzato più sulla difesa che sull'attacco in questo momento, perché so che poi Chiesa torna a un certo punto della stagione, so che Vlahovic è una garanzia, so che Di Maria farà una buona stagione, so che la Juve vorrà fare un altro colpo davanti, se non due. Dietro non sono così tranquillo. E poi ovviamente c'è da sistemare, ragazzi, ce lo siamo dimenticati, ma a centrocampo ci sono tantissimi giocatori. Il discorso Rovella-Fagioli, ora Ranocchia-Valmonza in prestito con controriscatto per la Juventus, quindi vedremo che cosa farà. Però Ranocchia non sarà presente ovviamente nella tournée, non sarà presente nella rosa della Juve l'anno prossimo. Escono Arthur e Ramsey, è uscito Ranocchia, è uscito Mandragora, ce ne sono ancora troppi. Uno tra Rabiot, McKennie e Zaccaria esce, quindi una cessione che può monetizzare, può portarti qualche soldino. Uno tra Rovella, Fagioli e Miretti. Ora, Miretti ha giocato l'Europeo Under 19, quindi non farà parte della tournée della Juventus perché deve ancora tornare. Quando tornerà si allenerà a Torino, aspettando il rientro degli altri. Fagioli e Rovella invece hanno già fatto una parte della preparazione con la Juve, ma anche qua non ci sono novità. E quindi che cosa vuol dire? Che rimangano tutti e due? No, io penso proprio di no, anche perché numericamente il centrocampo è l'unico reparto in cui c'è tanta gente. Quindi c'è tanto da fare, ragazzi. Io mi aspetto due colpi davanti e un colpo dietro, che non è ovviamente sugli esterni, ma al centro della difesa. Questo sarebbe il mio modo di interpretare la Juve. Quindi un vice Vlahovic, un esterno offensivo, a meno che poi il vice Vlahovic non possa farlo Moise Kean, ma non lo so, non ne ho idea. Può essere, boh, chissà, non lo so. Ma secondo me un centrale difensivo mancino di piede buono per essere già titolare occorre, perché Bonucci io lo considero titolare oggi, ovviamente per forza di cose, guardando il reparto difensivo della Juve così, ma non sono convinto che possa darmi quella tranquillità e quella sicurezza per tutto l'anno. Quindi attenzione, attenzione a non sottovalutare il discorso legato alla difesa della Juve. Quindi buona partenza, buon volo ragazzi, buon viaggio, fateci divertire in queste amichevoli, mettete i minuti nelle gambe, cercate di lavorare bene, perché abbiamo veramente bisogno di cominciare al 200% la stagione. Tra l'altro ho sentito le parole di Bremer, mi è sembrato molto carico, ha detto che era destino il bianconero perché in Brasile ha giocato con la maglia bianconera, lui c'ha un cane bianconero e quindi tutto torna alla perfezione. Dai, queste sono cavolate, però sono contento dell'acquisto di Bremer. Non bisogna fermarsi, cioè alla Juventus è così, come quando vinci un trofeo, l'hai vinto, perfetto, archiviato, c'è già da pensare alla sfida successiva. Abbiamo preso Bremer, perfetto, felicissimo, archiviato. Prossimo step, cessione di alcuni rami secchi. Perché? Perché a 3 settimane ormai dall'inizio del campionato la Juventus non ha una rosa pronta per gestire 3 competizioni. E noi vogliamo arrivare fino alla fine in tutte e 3 le competizioni, giocare alla morte ed essere una squadra rognosa che possa dare problemi a chiunque.